penso che abbiate capito, ma per sicurezza ve lo ripeto, oggi andremo a vedere una delle possibili configurazioni della Hypercamera 5x7, ovvero quella con soffietto floscio e riduzione per 5 pollici, ovviamente con protezione magnetica. La Hypercamera, come vi ho fatto vedere nel video di presentazione di alcune settimane fa, nasce ovviamente con diciamo standard, con il soffietto tradizionale, ovviamente tutto magnetico, e dorso portapellicole, ovviamente anch'esso magnetico. Oggi però andiamo a vedere una configurazione che vi consentirà di sfruttare le lenti che utilizzate normalmente sul 4x5 pollici e che coprono anche il formato 5x7. Ci sono alcune lenti tipo un 90 che potrebbe essere utilizzato come ultra grande angolare anche su un 5x7, e il soffietto floscio vi consentirà di sfruttare i movimenti piuttosto ampi che ha questa fotocamera. Ovviamente il dorso riduzione ha il coprivetro, il proteggivetro magnetico, ovviamente compatibile con gli chassis Fidelity, e anch'esso ovviamente è magnetico. Come vi dicevo prima, il soffietto floscio vi consente di avvicinare le due standarde moltissimo, e soprattutto è la sua funzione quella di poter sfruttare i movimenti della macchina anche quando le standarde sono molto vicine.